Vediamo adesso come possiamo creare un artefatto digitale o presentare le nostre lezioni con Adobe Spark. Adobe Spark è un prodotto della suite di Creative Cloud di Adobe ed è uno dei pochi prodotti che permette di realizzare degli artefatti in maniera gratuita. Molto molto interessante, tra l'altro perché permette di realizzare diversi tipi di contenuti, ma andiamo subito a vedere come funziona. Come prima cosa dobbiamo andare alla pagina spark.adobe.com e se non avete un account, cliccare qua in alto a destra su Inizia ora. Potete creare un account con i vostri account social, potete anche creare un account d'istituto. Io ho già un mio account, quindi adesso effettuo l'accesso cliccando in alto a destra su Accedi. Una volta effettuato l'accesso, questa sarà la home page. Come vedete, guardando qua in basso, abbiamo diverse possibilità. Possiamo creare una storia per Instagram, un post di Facebook, un collage di foto, una presentazione multimediale, un diaporama, ovvero un'animazione video. Quindi diventa anche un ottimo strumento per avviare un vero e proprio curriculum di educazione ai nuovi media. Andiamo adesso a vedere come si fa a creare una semplice pagina web. Posso farlo, posso iniziare semplicemente cliccando qua su presentazione oppure cliccando su questo segno più in alto a sinistra e quindi cliccando poi qua su pagina web. Come prima cosa mi viene chiesto di aggiungere un titolo, sarà in questo caso un titolo di prova. Posso aggiungere anche un sottotitolo e poi mi viene chiesto di aggiungere un'immagine alla mia copertina. Quindi cliccando su questo segno più, io posso scegliere sia tra immagini a pagamento di Adobe Stock e di Creative Cloud, ma posso anche scegliere da immagini che ho preventivamente salvato su Lightroom, se ho un account su Lightroom, oppure cercare semplicemente delle foto gratuite qua su Trova foto. La ricerca la posso filtrare per categoria, in questo caso educazione. Scelgo poi la foto più adatta per il mio progetto, la seleziono e viene in automatico caricata. Posso poi cambiare lo stile della mia copertina e della mia pagina. Cliccando qua in alto a destra dove c'è scritto temi, posso scegliere un tema più adatto. Immaginiamo per esempio un tema vintage come questo. Poi posso ovviamente continuare ad aggiungere i contenuti alla mia pagina web. Infatti, qua in basso questo segno più mi permette di aggiungere foto, testi, pulsanti, video, griglie di foto, slideshow e un layout suddiviso. Proviamo con il layout suddiviso. Mi viene quindi divisa la pagina in due sezioni. Da una parte posso aggiungere ancora una foto. Dall'altra parte, invece, cliccando sempre sul segno più, posso aggiungere ancora foto, testi, pulsanti o video. Proviamo per esempio ad aggiungere un pulsante. Clicco sul pulsante, devo inserire un testo per il mio pulsante che sarà un tasto di prova. In questo caso, aggiungere un link. Inseriamo un semplice link a WeSchool, per esempio, e quindi cliccare due volte su Salva. Viene aggiunto il mio pulsante. Posso aggiungere ancora altri pulsanti, posso aggiungere un video, una foto o per esempio un testo. Sarà anche in questo caso un testo di prova. Posso scegliere anche qui lo stile per il mio testo, che potrebbe essere un titolo, potrebbe essere anche un sottotitolo o una citazione. Bene, posso poi aggiungere altri elementi alla mia pagina e altre sezioni, continuando sempre utilizzando questo segno più e scegliendo di volta in volta il contenuto più adatto. Quindi, come vedete, possiamo aggiungere alle nostre pagine web diversi tipi di contenuti e risorse. Questo rende Adobe Spark un ottimo strumento sia per realizzare le presentazioni delle nostre lezioni, ma anche per realizzare un webcast, nonché un ottimo strumento anche per i ragazzi per creare i loro artefatti digitali. È uno strumento semplice da utilizzare, quindi uno strumento sicuramente inclusivo che ha anche una grafica molto accattivante, quindi uno strumento sicuramente capace di coinvolgere
i nostri ragazzi in attività significative. Possiamo vedere un'anteprima della nostra pagina una volta che l'abbiamo creata. Possiamo poi presentarla cliccando su Present, possiamo facilmente condividerla, stamparla, salvarla su Google Drive, ma soprattutto possiamo invitare altri utenti a collaborare alla realizzazione della nostra pagina web. Quindi uno strumento sicuramente utile per gli insegnanti se vogliono collaborare a un progetto condiviso, ma ancora più utile per i ragazzi se stanno lavorando in modalità collaborativa.